sintonizzati sui 104 in FM. Radio Roma. Vanità, vanità, sì. Giorgia, questa meravigliosa voce italiana che ha iniziato il percorso di Vi Piace oggi della puntatona. Punta tazza. Ricca mici picca, che ci piace tanto questa cosa. E abbiamo subito in collegamento telefonico, ovviamente, ahimè, perché lui si concede a livello di immagine solo quando viene, quando qua, viene Vi qui. Piace. Invece quando non sta qui lui staziona nell'etere e si vuole far sentire solo con la voce. E lo salutiamo in collegamento telefonico il nostro Angelino Perrone. Ciao Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Come andiamo? Come staziona stamattina? Oggi vi siete abbinati come le sorelle Goggio e le bocche di nero. Esattamente, no, esattamente. Insomma, sprizza allegria questo nero, dai. Vero, vero. Però siamo un po' i Blues Brothers. Anzi, la ringrazio. Perone, lei stamattina la sento che è un po' velenoso, ma io lo so perché lei è un po' velenoso. È un po' ficcante perché? Questa mattina. No, ficcante è sempre Paciuto. No, perché sono ficcante sempre io? Perché sono sempre io ficcante? Perché lei ha un animo ficcante. Grazie, Perone. Lei è velenoso stamattina perché vogliamo dire lei come ha trascorso la notte, Perrone? No, vabbè, non so se si può dire. Questi particolari lasciamo al programma precedente. No, vabbè. No, ma io intendevo loro dire. Sono più addetti a queste cose. No, ma io intendevo dire. Allora, scusi, mi correggo e pongo di nuovo la domanda. Come ha dormito questa notte? Ecco, certo. Allora sì, ho dormito con i vecchi telefoni. Sapete quello che avete lì all'ingresso di Radio Roma, certo. A gettoni, un po' a scacchi. Io la immagino questa, sto cercando di produrre questa immagine di lei che mi dorme a scatti. Ha fatto una telefonata internazionale, immagino. Ho fatto due o tre sogni diversi. Belli? Boh, non ricordo. Non riesci a ricordarli, Perrone? No, non, in questo momento non me ne sovviene. Non me ne sovviene. Senta, non, a Perrone, non so se è un bene o un male, ma è così. Bene. Senta, Perrone, noi siamo molto. Che a un certo punto ero a un matrimonio dove non si potevano toccare questi buffet di dolci, e questo un po' mi appartiene, però non mi ricordo chi era, di chi era il matrimonio. Non il mio, sinceramente, però non so. Magari lei era in compagnia di quei due spasimanti di cui lei ci parla sempre. No, ultimamente sono aumentati. Sono aumentati gli spasimanti? Sì. Hai capito. A Milano abbiamo, insomma, allargato. Allargato gli orizzonti. Allargato la platea. E anche la platea. Esatto. Pure io ci avrò due o tre che me si filano. Senta, Perrone, noi siamo molto contenti perché grazie a lei oggi noi qui a Radio Roma, qui su Vi Piace, abbiamo un'anteprima nazionale. Sì, perché Vladimir Luxuria sa che io musicalmente porto bene, nel senso che quando prevedo che una canzone ha successo, il più delle volte e poi avviene così. È vero, è un successo. E quindi ecco, siccome Vladimir, di cui conosciamo le sue doti canore anche per dei dischi che ha fatto precedentemente, sì, e soprattutto la sua, diciamo, vena artistica canore è venuta molto fuori con Tale Quale Show, dove sì, ha cantato divinamente e ha espresso degli esempi di bravura canora. È vero, confermo. Esatto. Ha fatto un nuovo singolo che, pensate, uscirà domani, un singolo prodotto da Corrado Ferrante e Michelangelo Tagliente, sì, per la Believe Music, ed è un singolo molto particolare con un testo molto divertente e un ritmo che rimane in testa subito dopo il primo ascolto. In genere queste cose avvengono quando si preannuncia un successo. Senta, visto che lei comunque è un esperto, secondo lei, oltre ieri abbiamo ascoltato un altro brano, Pesche, no? di Federico Rossi. Esatto. Ma secondo lei atmosfere diverse. Ah, quindi non è un successo come quello? No, per Pesche diciamo è una canzone leggera, estiva, spensierata,
cantata da un ragazzo già idolo delle teenager, perché veniva da Benji e Fede, esatto. Federico, certo. Rossi, quindi parte già avvantaggiato perché c'ha uno zoccolo duro delle certo. sue fan, e soprattutto ha questa ritmica molto allegra e spensierata. Il brano di Vladimir è molto, diciamo, più accattivante, con un testo più ironico. Più ironico, è vero. Esatto, più ironico e riverente, e secondo me avrà un altro tipo di appeal, specialmente lo vedo bene anche nelle discoteche. Esatto, qualora esatto. riapristero. È ritmato, bello. Qualora riapristero, e soprattutto qualora posticipassero questo benedetto coprifuoco, perché esatto. non se ne può più. Insomma. Se 22, cosa serve le 22? Vabbè, vabbè, comunque. Allora direi di ascoltarci sì. King Kong, sì. il titolo è già tutto un programma. Esatto, no? In esclusiva, ripetiamo, nell'esclusiva nazionale per Radio Roma, per Vi Piace. Esatto, in esclusiva nazionale. Il brano poi sarà acquistabile su tutte le piattaforme da domani perché fatemi dire anche gli autori, perché spesso certo. gli autori non vengono ricordati, citati, è vero. Ed è Gennaro Cosmo Parlato e Alessandro Graziano, sono gli autori di questo brano di Vladimir Luxuria. Perfetto, e grazie. Allora ascoltiamoci King Kong, ce lo sentiamo, questa di Vladimir Luxuria, anteprima nazionale qui su Radio Roma. Vi piace, grazie ad Angelo Perrone. Domani è l'uscita ufficiale, domani. Jessica Lange, in questo mondo che distrugge, esiste gente molto peggio di me, che non son santi, soprattutto in privé. Hanno la faccia come il culo e si sa, mi volevate morta già. King Kong, portali via, colpiscili di notte con fantasia, e metti un fermo a questa eterna odissea, con tutto il tuo splendore fagli la bua. King Kong, distruggi tutto tra polvere. Cannibali modello tribù, giocate un jolly mentre rien ne va più. Non vi curate mai della verità, siete la muffa sui croissant. Se per fortuna sono fuori cliché, il mio risveglio non è un bacio di un re. Io Biancaneve e i sette nani direi, che palle con sto pantarei. Colpiscili di notte con fantasia, e metti un fermo a questa eterna odissea, con tutto il tuo splendore fagli la bua. King Kong, distruggi tutto tra polvere di stelle, su truppo e parrucco, riprendici la vita e quel che ci spetta, poi chiudi sto mondiale con una tripletta. Non sopportando la trascesa, plenostici inviti, assinossi plurali, di filandopati, di mandarini imperatori, compulsioni intelligenti, convinzioni devastanti, emettensi così delle anime pie, si trasformano in delirio nei passaggi con Dio. Stiamo girando in vano su questa giostra solo di chiavi che infame, larve con volti umani. Luxuria, questa è veramente un'uscita nazionale in anteprima qui su Radio Roma. Domani uscirà da tutte le altre parti. Esatto. Allora, Perrone, grazie per questa esclusiva che ci hai concesso. No, ringraziamo Vladimir Luxuria, ringraziamo
Corrado Ferrante, che è anche l'ufficio stampa di Vladimir, nonché il produttore di questo brano. E poi invece volevo dare l'appuntamento a lunedì per il meglio di Perrone, sì. Perché domenica sera volevo porgere una domanda a Paciullo, perché domenica sera c'è, che cosa c'è domenica sera, Paciullo? Domenica sera dovrebbe esserci l'isola dei famosi. No, ha detto una cazzata. Ho detto una cazzata? No. Allora, Paciullo qui mi delude come attore. Lo posso dire io? Ah, c'è la serie? No, ma che serie, Paciullo? Lei fa l'attore, domenica sera c'è il riconoscimento più importante mondiale per gli attori. Non lo so, me lo scusi, Perrone, Non mi sovveniva. Ma cosa non le sovviene, Paciullo? Ci sono gli Oscar. Gli Oscar, ha ragione, non ho pensato a questo. Tra l'altro in questa versione Covid trasmessi da due teatri differenti per evitare l'assembramento Covid. Ma lo scusi, non... No, non ho proprio pensato, ma per questo motivo Paciullo, c'è lei, però. Lei è troppo distratto al mattino, quindi mi cade proprio, scivola sulla buccia di banana. Perde sulla banana, Paciullo. Speriamo, facciamo gli auguri a Laura Pausini, esatto, che è candidata, che magari poi avremo in collegamento persone. Grazie a lei qui in diretta. Non frequento la Pausini, però magari lo farà lo stesso, però certo. Non lo so, questo vediamo. E poi soprattutto, oltre a commentare gli Oscar, commenteremo il fatto che da lunedì 26 l'argomento del giorno è queste riaperture anche di cose che a voi sono più convenzionali, certo, oltre la radio, quali i teatri. Cinema. Certo. Quindi è un big day. Tra l'altro, scusi Perrone, che cos'è? Mi scusi Perrone? Un big day. Lei ha smandibolato per dire questa cosa. No, tra l'altro ha fatto bene, ha citato i teatri, Perrone, e volevo così spezzare una lancia per questo teatro noto che purtroppo ha chiuso, e vedendo dei colleghi, ad esempio Marco Simeoli, a pubblicare un post dove saluta il Teatro della Cometa, a me rattrista molto questo. Ecco. Speriamo che riapra allora. No, lo chiudono proprio. Ahimè, no. Purtroppo è destinato alla chiusura. Alla chiusura, quindi. Comunque, caro Perrone, noi sappiamo allora, che lei adesso... Allora, mi raccomando, Paciullo, se lei non ha Sky... compri qualche cosa, qualche antenna speciale e guardi domenica notte, che tanto lei anche soffre di insonnia, e si guardi gli Oscar. Ma mentre guardo gli Oscar potrò chattare con lei? Sì, certo, perché io li guardo, ci sono 9 ore di differenza, te lo dico, perché ci sono persone che non sanno che c'è un fuso orario. Certo. Qui non c'è niente, invece no. Quindi lei domenica notte. Lei non dormirà a scatti come il telefono a gettone degli anni 80, ma lei farà una chiamata unica. Esatto. Va bene, Perrone. Sveglio a vedere io. Va bene, vedremo gli Oscar. Allora, Perrone, noi le auguriamo. Anche perché... Scusate se è poco, ma io ci sono stato 3 volte, non per dire, no. Però ne parleremo poi lunedì. Assolutamente, questa è la preziosità di Angelo Perrone qui a Vi Piace. Noi le auguriamo una buona giornata, Perrone, noi sappiamo che lei andrà a stazionare. Ricordiamo King Kong, il nuovo singolo di Vladimir. Certo. Perrone, scusi, oggi lei non dice che Brugia la sta interrompendo? No, perché siamo in differita, nel senso io telefonica, quindi è giustificato. Grazie, Perrone. Grazie, Perrone. Ma guarda te. Brucia è sempre corretto. E lei studi un po', Paciullo, ultimamente è un po' impreparato. Ieri su Rosanna Fratello ha fatto degli scivoloni terribili. Con una R, è giusto. Grazie Perrone, è sempre un piacere. Buona giornata a voi, Grazie. Arrivederci, Angelo Perrone. Tra poco torniamo, questa è Vi Piace. Tra poco. Radio Roma.